Queste parole le ha pronunciate Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, qua ci abbiamo anche la sciarpa. Riferite a chi? Beh, all'uomo della domenica, Stefano Turati, il portiere di 18 anni, passato nel giro di 48 ore da prendere 4 gol in una partita del campionato primavera all'esordio sontuoso all'Allianz Stadium contro i campioni d'Italia. Noi oggi vi raccontiamo la sua storia. Milano, 5 settembre 2001, nasce Stefano Turati. Esattamente 10 giorni prima, Gigi Buffon gioca la sua prima partita in Serie A con la maglia della Juventus, 4-0 contro il Venezia. La prima, sì, con la maglia della Juventus, però in realtà Gigi Buffon ne ha già giocate ben oltre 160 di partite in Serie A. Turati cresce calcisticamente e non a Milano, calcisticamente con la maglia nerazzurra. Ci sono due persone fondamentali, determinanti nella carriera di Stefano, ma le analizzeremo tra poco. Turati, dicevamo, cresce calcisticamente con l'Inter fino ai 16 anni, poi però il club nerazzurro non dimostra così tanta voglia di puntare sul ragazzo. E allora prima lo manda in prestito qualche mese al Pavia, poi lo cede a titolo definitivo al Renate, che è un po', tra tante virgolette, una sorta di seconda squadra dell'Inter, nel senso che tanti giovani del vivaio nerazzurro sono passati dal Renate. Qual Renate fa la spola tra primavera e prima squadra, però su, in prima squadra, è stretto nella morsa tra Di Gregorio e Cincilla, sono loro due i portieri titolari della squadra, uno classe 97, l'altro classe 95, entrambi passati dal settore giovanile dell'Inter. E qua al Renate conosce la prima delle due persone che gli cambiano la carriera. Si tratta di Maurizio Monguzzi. Monguzzi è il preparatore dei portieri del Renate, una carriera spesa prevalentemente in Serie C con le maglie, tra le altre, di Monza e Modena. Con lui cresce vertiginosamente sia in personalità che nelle uscite. È molto estroso, però molto rozzo anche nelle uscite. Affina la tecnica anche negli interventi palla a terra, tanto da essere visionato da diverse squadre di Serie A e Serie B. In realtà Stefano Turati è un ragazzo come tanti, frequenta il liceo classico, ha una grande passione per la musica, infatti quando può va in vacanza con i propri genitori in giro per il mondo a vedere i concerti e poi fa le cose che fanno tutti i ragazzi della sua età. E proprio grazie alla sua esperienza al Renate incontrerà la seconda persona che gli cambia la carriera. Checco Palmieri dal 2015 è il responsabile del settore giovanile del Sassuolo, vede il ragazzo al Renate e in un paio di mesi lo porta in maglia nero-verde. Siamo nel gennaio del 2018, finisce la stagione con l'Under 17, quindi quelli che un tempo si chiamavano allievi, e poi la stagione successiva, la 18-19, gioca nella primavera del Sassuolo. Qua riesce a scavalcare nelle gerarchie un ragazzo più grande, Campani, adesso gioca in Serie C nella Paganese, è un 2000, lui chiaramente è un 2001, lo scavalca nelle gerarchie nonostante sia più piccolo. Gioca da titolare nella primavera del Sassuolo, però non viene mai aggregato alla prima squadra per una partita di Serie A. La prospettiva di fare il terzo portiere del Sassuolo si apre quest'estate. Prospettiva che però si apre e si chiude nel giro di pochi giorni, perché quest'estate il Sassuolo preleva dal Genoa Alessandro Russo, altro classe 2001, arrivato dopo una stagione in cui ha giocato prevalentemente nella primavera del Genoa, però Prandelli lo ha convocato più di una volta in prima squadra. Diciamo che tutto porta a pensare che il terzo portiere, nel caso ce ne fosse bisogno, sarà proprio Alessandro Russo. E incredibile ma vero, al Sassuolo il terzo portiere serve, perché Consigli si fa male per un problema muscolare, Pegolo è già fuori da qualche mese per un problema ad un dito fratturato e quindi si è dovuto operare, nella partita contro la Juventus manca il portiere. Tutto porta a pensare che sarà Alessandro Russo il portiere che difenderà i pali contro la Juventus. De Zerbi ci pensa molto, poi fa la scelta. Il portiere titolare non sarà Russo, ma sarà Turati.
E quindi Stefano Turati si trova il venerdì pomeriggio a giocare in primavera, tra l'altro prende anche 4 gol a Roma, al Tre Fontane, Roma-Sassuolo finisce 4-3 per i giallorossi, e il sabato convocato per una partita da titolare all'Allianz Stadium contro la Juventus. Turati contro Buffon, uno 18enne, l'altro 41enne. I due portieri sono nati a 8.621 giorni di distanza l'uno dall'altro. Nella storia della Serie A mai si erano affrontati due portieri con tale differenza d'età. Battuto il record del 2011, Cesena-Brescia, quando il portiere del Cesena era un Leali alle prime armi, il portiere del Brescia era un Antonioli a fine carriera. 8.557 giorni in quel caso, battuto questo record. Le parate di Turati le abbiamo viste tutte, su Ronaldo, su Higuain, su Dybala, la prima sulla conclusione di Emre Can, insomma è la domenica di questo ragazzo. Tutti ne parlano, sia dentro che fuori dei campi da calcio, e anche sui social esplode la Turati mania. Un dato: Stefano Turati mette piede dentro il campo dell'Allianz Stadium che su Instagram ha circa 1700 follower, esce dal campo che ne ha 17.000. È ufficialmente iniziata la Turati mania. Dopo la partita ha detto: Buffon mi ha fatto i complimenti, io mi sento come in una bolla, è successo tutto veramente in fretta, in poco tempo, senza neanche il tempo di pensarci. Portiere, classe 2001, all'esordio in Serie A, beh, bisogna andarci piano con gli entusiasmi, però se il buongiorno si vede dal mattino, questo ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei portieri più interessanti del panorama nazionale da qui a tra qualche anno. E il giorno dopo che è successo? Beh, in teoria Turati frequenta l'ultimo anno del liceo classico, quindi si presuppone sia andato a scuola, anche se noi non crediamo che ci sia andato. Vabbè, porterà la giustificazione: prof, mi dispiace, non ho potuto fare i compiti, ho fermato Ronaldo.